Allora, il seminario di oggi parla di interventi sulle murature ed è una ripetizione di un seminario che è stato fatto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia. Oggi sarà un po' più concentrato. Parleremo un po' di aspetti teorici, normativi e anche pratici. In particolare, poi ci soffermeremo su quelle che sono le problematiche delle accerchiature. Allora, iniziamo con una parte un po' più teorica. Cosa facciamo come riferimento? Ci riferiamo quindi alle norme tecniche per le costruzioni, che adesso stanno per essere aggiornate, la relativa circolare ministeriale dell'anno successivo. Poi, qui in Toscana, facciamo riferimento anche per alcuni particolari a un decreto del Presidente della Giunta regionale, e anche degli orientamenti interpretativi del Comitato Tecnico Scientifico della Toscana, che però abbiamo visto sono stati ripresi o comunque sono attivi più o meno analoghi anche in molte altre regioni. Vediamo intanto quali sono gli interventi locali per l'apertura, cioè quando un'apertura in una parete può essere considerata un intervento locale. Quindi, intanto non deve alterare significativamente lo schema strutturale dell'edificio e i carichi. L'edificio e i carichi devono rimanere più o meno quelli che sono. Per esempio, secondo le indicazioni, la normativa è abbastanza generica su questo, secondo le indicazioni secondo le indicazioni della Regione Toscana, per esempio, si considera la variazione di rigidezza della parete deve rientrare in più o meno il 15%, quindi non deve peggiorare, ma neanche migliorare di molto, perché se superasse il 15% andrebbe a cambiare, diciamo, il comportamento generale. La resistenza deve aumentare e anche le verifiche si effettuano comparando la parete prima e dopo. Quindi, cosa la situazione precedente con quella successiva, e in questo caso, appunto, dobbiamo ancora rispondere a questi aspetti. Però non basta, perché per considerare un'apertura di intervento locale ci sono dei vincoli. Una parete non si può togliere completamente, quindi deve essere lasciata una mazzetta di almeno 50 centimetri di muratura oltre la cerchiatura, ai lati. Almeno, naturalmente non possono essere fatte cerchiature a cavallo dei mortanti, cioè dove un'altra muratura interseca la cerchiatura, e uguali non sono ammessi montanti dell'incrocio di murature portanti, e poi ci deve essere anche una distanza dagli angoli dell'edificio di almeno 1 metro. Inoltre, l'area totale della muratura del piano non deve diminuire oltre il 15%, quest'ultimo fattore. Cosa dice? Dice che io non posso, che se faccio, altrimenti potrei fare in un piano 50 cerchiature, 50 nuove aperture, sostituendole con le cerchiature, ognuna sarebbe un intervento locale, ma nel complesso, se vado a diminuire il complesso delle murature di oltre il 15%, non è più intervento locale, quindi devo passare a un'altra categoria di intervento, cioè intervento di miglioramento o in certi casi anche intervento di miglioramento. Ora, per quanto riguarda il discorso delle cerchiature, ma comunque il discorso del calcolo delle murature in generale, ci sono diversi metodi di calcolo e ne indichiamo un paio in modo da fare un confronto. Un metodo che si è diffuso molto in questi tempi è il cosiddetto metodo del telaio equivalente, dove le fasce di piano e, diciamo, i setti vengono trasformati in travi e pilastri, quindi trasformati in un telaio simile, dove però le parti che sono l'intersezione tra le fasce di piano e i montanti, i setti, diciamo, queste parti che sono grigie, sono considerate infinitamente rigide. Questa semplificazione è una semplificazione molto, molto grossolana, veramente molto grossolana. Cioè, questo tipo di telaio equivalente si è diffuso perché permette di
trasformare dei programmi per il calcestruzzo, per il cemento armato, per l'acciaio, in programmi per l'uso delle murature, utilizzando lo stesso metodo di calcolo, però con modificazioni che, se sono accettabili per i telai in acciaio o in cemento armato, non sono affatto così accettabili per le murature. In particolare, nel telai in cemento armato, il nodo pilastro trave è molto piccolo. E quindi, in questo caso, mentre per gli edifici in muratura è molto grande, quindi questa è una differenza enorme tra lo schema e la realtà. Cioè, mentre lo schema nelle costruzioni intelaiate è simile alla realtà, nelle costruzioni in calcestruzzo, dove abbiamo grandi fasce di piano, grandi setti, piccole aperture, siamo molto distanti dalla realtà. E porta in particolare a una sovrastima della rigidezza, che andiamo a vedere. Perché sovrastima? Perché queste parti, che sono considerate finemente rigide, in realtà non lo sono, perché sono flessibili a deformazione per taglio, quindi si deformano a taglio. È una deformazione che, mentre nelle parti in calcestruzzo è così piccolo il setto che si può trascurare, il nodo, nell'edificio in muratura il nodo è così grande che non è per niente trascurabile. Questo invece è il metodo che poi hanno usato anche all'interno dell'Istituto Tools, delle IT murature, delle IT cerchiature, che è ShareType, che utilizza due diversi tipi di calcolo. A seconda che abbiamo delle fasce di piano, diciamo, importanti, per cui si può considerare un incastro scorrevole, quindi appunto share type, e questa sotto è la formula della rigidezza in questo caso, e l'altro a mensola, quindi con la relativa, dove quando essenzialmente la mensola è quando non ho fasce di piano, quindi sono dei setti appena collegati, tipo delle bielle ai piani, o anche magari in copertura, dove proprio non ha fascia di piano, l'apertura arriva fino al tetto e quindi, diciamo, il comportamento è principalmente a mensola. Andiamo a vedere qual è, diciamo, la differenza di comportamento tra il telaio equivalente e il metodo ShareType. Qui, e per farlo, lo confrontiamo con un calcolo, diciamo, abbastanza sofisticato, fatto con un'analisi FEM non lineare. Qui vediamo il setto con apertura. Come vediamo qui c'è una deformazione anche in parte della fascia di piano, cioè non è che non è deformata, sia qui che qua. Questa è la parte invece dei maschi murari che sono più deformate. Quindi la blu è la deformazione corrispondente del setto. Nella deformazione del telaio equivalente, invece, che vediamo qui in rosso, queste parti qui sono create infinitamente rigide, quindi in questa parte qui non c'è deformazione. Non c'è neanche deformazione nella parte sotto, l'unica parte che si deforma è la parte centrale, dove ci sono i maschi murari. Questa è la deformazione a mensole incastrate, cioè la deformazione del shear type, diciamo, che naturalmente è maggiore, perché questa è la deformazione di tutto il setto, dalla base fino all'altezza. Quella blu è la deformazione con il calcolo FEM non lineare, dove si considera tutte le deformazioni anche a taglio, quindi della parte della fascia di piano. Come vedete, la deformazione è leggermente inferiore a quella verde, molto lontana da quella rossa. Cioè, la deformazione a mensole incastrate, diciamo, lo shear type dà delle deformazioni un pochino superiori alla situazione reale, e mentre la deformazione a telaio equivalente dà delle deformazioni molto più piccole di quella reale, quindi una sovrastima della resistenza. E quindi, ecco, non solo, ma la deformazione orizzontale a taglio delle fasce, cioè questa parte qui, è complessivamente, cioè questa più questa, è dello stesso ordine di grandezza della parte centrale, quindi di quella dei maschi murari, non è per niente trascurabile. Quindi, per murature con aperture piccole rispetto a pannelli murari, la deformazione è predominante, quella flessione è spesso trascurabile. Quindi, questa situazione dà, quindi, considerare le fasce rigide porta un errato calcolo della deformazione e della rigidezza a sfavore della sicurezza.
Cioè, gli unici casi dove il teorema equivalente si avvicina alla realtà è con murature con grandi aperture e piccoli tetti murali. Allora, in questo caso, diciamo, si avvicina l'errore piccolo. L'errore è così grande che si possono arrivare agli assurdi. Come vediamo qua? Vediamo quella a sinistra grigio è un setto murario. E successivamente, lo stesso setto, ci andiamo a mettere un'apertura. Quindi, quello blu è la deformazione del pannello prima dell'apertura. Quella rossa è la deformazione del pannello dopo l'apertura. Cioè, viene fuori a questo che se l'apertura è piccola, la deformazione del pannello dopo l'apertura è minore della deformazione del pannello prima dell'apertura. E quindi la rigidezza del pannello con l'apertura risulta addirittura superiore a quella del pannello senza apertura. Quella verde è invece la deformazione dopo l'apertura continuando mentre la doppia incastro. Questo è il confronto tra. Ora, a questo punto, prima di passare alla parte teorica, farei un caso pratico, così che ho qui, utilizzando il programma delle cerchiature, Intel Studio Tools. Andiamo su Intel Studio Tools. Accediamo e andiamo a vedere, ecco qua. Prendiamo un esempio, questo. Andiamo a vedere le varie parti dell'esempio. Allora, qui abbiamo, ora, tutti voi che ci seguite dovreste aver già usato questa applicazione, quindi ne sapete abbastanza dal punto di vista. Qui abbiamo i materiali che si stanno usando, in questo caso abbiamo due tipi di muratura, una muratura ordinata e una muratura in pietrame disordinata con intonaco armato, che quindi ha un coefficiente correttivo, in questo caso di 2,5, che ne aumenta i materiali. L'FC, cioè il fattore di confidenza, qui è 1. Anche se i valori in realtà che vedete qui sono quelli corrispondenti, i valori di E, G e W sono quelli corrispondenti a un fattore di confidenza di 1,35. Questo perché? Perché anche nel caso in cui non abbiamo fatto delle prove, si utilizzano, si utilizza comunque un fattore FC di 1 per questo tipo di calcolo, perché altrimenti avremo una cerchiatura più piccola, perché avremo una muratura peggiore. Quindi peggiore la muratura, più piccola viene la cerchiatura. Cioè una cerchiatura a parità di apertura, una cerchiatura relativa a un'apertura in una parete in muratura in pietrame disordinata, viene più grossa, più piccola, quindi della stessa apertura in una parete in Podoton o in W1. Più resistente la parete, facendo un'apertura, più tolgo resistenza e quindi maggiore è il profilo che devo utilizzare per la cerchiatura. Quindi in questo caso utilizziamo appunto un FC di 1. I carichi, andiamo a definire i tipi di carichi, definendoli, in questo caso abbiamo il tetto che è definito in decan Newton al metro quadro, la muratura al metro cubo e il solaio al metro quadro. Questo poi, a seconda di come è definita linearmente l'unità di misura, ognuno poi alle sue psi che valgono per i tipi di calcolo e i carichi, quindi possiamo anche vederne uno, andandolo a modificare, scendendo la categoria, prendiamo relativi. Qui possiamo comporre il carico mettendo tutti i valori che vogliamo, aggiungendoli, e quindi definiamo il tipo di carico che poi andiamo a utilizzare all'interno dei setti. Quindi abbiamo i setti attuali, e
e quindi avremo un, ma non vediamo, ah, eccolo. E quindi questa è la situazione attuale, dove abbiamo vari setti. Su ogni setto ci sarà, oltre che il tipo di vincolo, la lunghezza, l'altezza, lo spessore, la muratura e l'analisi dei carichi sul setto. In questa analisi dei carichi, dove abbiamo definito, per esempio, il tetto che è definito in decanutro nel metro quadro, dobbiamo andare ad aggiungere, in questo caso, una lunghezza per avere, o meglio, noi aggiungiamo un'area, però siccome il calcolo è fatto su un metro, andiamo a calcolare il carico su un metro di muro, la lunghezza è implicita, quindi è come se fosse 4 per 1. E quindi alla fine mi dà essenzialmente il valore moltiplicato un metro quadro mi dà un decanewton al metro che è il carico sul muro. La muratura dobbiamo mettere invece un'area che è moltiplicata sempre in modo tale che moltiplicato un'area di base, in questo caso lo spessore del muro, per l'altezza del muro, in modo tale che moltiplicato per il peso specifico mi dà il carico al metro lineare dovuto alla sola muratura. È uguale così in solato. Tutti questi campi qui sono delle formule, quindi posso inserire tutte le formule algebriche formate dalle quattro operazioni più le parentesi. Torniamo indietro. E andiamo a vedere invece i setti di progetto dove andiamo a fare il nostro intervento. Quindi i setti di progetto, prima avevamo una parete con un'apertura, adesso ne abbiamo una con due aperture. Cioè a dire una parola sull'apertura, qui vedete un'apertura di 1,20 m. Questa apertura qui che andiamo a mettere normalmente nel setto, all'interno della muratura, quindi questa muratura è fatta da tre setti più le due aperture, una esisteva già prima, una la facciamo nuova. Questa nuova apertura va fatta grande non quanto l'apertura che la porta che andiamo a fare, ma l'apertura effettiva nella muratura, cioè quanto andiamo a rompere di muratura. Quindi in questo caso comprende anche i montanti in acciaio. Quindi questa è la larghezza magari della muratura più i montanti di acciaio. Probabilmente c'è tipo 80 cm di apertura più 20 fa 1,20 m. Qui uguali, ci sono vari setti con le varie aperture, quindi questo è uguale a prima. E quindi qui abbiamo definito la geometria prima e dopo e i carichi prima e dopo. Torniamo alla in base a questo già ho un calcolo, perché qui in base abbiamo dati della cerchiatura, dove abbiamo la minima variazione di rigidezza, la massima, questo è il campo dove viene effettuato il calcolo, quindi in questo caso mi sta effettuando un calcolo tra meno 15 e più 15 di una variazione di rigidezza, la larghezza dell'apertura, l'altezza. Il tipo di vincolo, qui abbiamo tre tipi di vincolo, incastro-incastro, cerniera-incastro o semi-incastro. Normalmente abbiamo incastro-incastro quando riusciamo a fare una cerchiatura completa, sopra e sotto, oppure una cerchiatura incastrata in modulo nella parte inferiore. In certi casi, nella parte inferiore non riusciamo a mettere un profilo come l'architrave, ma quindi mettiamo semplicemente un profilo più piccolo che mi collega a montagna, non in grado di trasmettere un momento, e quindi in quel caso lì avremo una cerniera sotto, incastro sopra. Oppure possiamo avere il semi-incastro quando il vincolo, il momento ultimo del vincolo, per esempio questo può succedere se ancoriamo sotto una muratura con delle barre, incollate una piastra per esempio, ma il momento ultimo che mi dà questo collegamento è più piccolo del momento ultimo a base della cerchiatura. Quindi in questo caso cambiamo metodo e facciamo un semi-incastro invece di un incastro. In questo caso è incastro-incastro, tipo d'acciaio, il tipo di profilato e in base a questo il programma calcola una cerchiatura in modo tale che la rigidezza stia all'interno del più o meno 15%. Questo è un riassunto, qui mi dice che tutto è verificato,
Però andiamo a vedere i risultati nel dettaglio. Qui abbiamo la situazione attuale dei setti, la situazione di progetto dei setti, e se andiamo a vedere, per esempio, la rigidezza, abbiamo una perdita di rigidezza da 62.901 a 28.331 e una perdita di resistenza da 13.905 a 8.450. Questo è un calcolo fatto in campo non lineare. Se voi guardate il modulo elastico, quella a taglio e quella a flessione, sono la metà di quelli che sono inseriti nei materiali, perché poi nel calcolo viene considerata una rigidezza fessurata, perché in fase ultima si considera il setto fessurato e quindi la rigidezza fessurata. Facendo un confronto, la variazione di rigidezza, ho una variazione di rigidezza del 54,96% e quindi devo ri recuperare 25.135 decanewton di rigidezza. Quindi il programma a questo punto mi va a trovare il profilo minimo che soddisfa queste condizioni, che è un HE 160, 4 HE 160B, 2 per ogni lato, e con questo abbiamo una perdita di rigidezza di solo almeno del 5% e quindi rientriamo nei limiti. Questo è quello che succede. Questi qui che vediamo neri sono i diagrammi, diciamo, elastoplastici delle murature, quindi questa è la parte elastica e questa è la parte plastica. Queste sono altre due murature evidentemente più snelle, per cui sono meno rigide e hanno questo punto qui più lontano. Questo blu è il grafico dell'acciaio che nel campo di applicazione della muratura, cioè fino a questa deformazione qui, è sempre in campo lineare. Quindi eventualmente la parte non lineare dell'acciaio viene molto, molto dopo. Quindi questa parte è la rossa, è la somma delle tre. Quindi la resistenza che è punto per punto, via via che si deforma il setto, fino al massimo, che questo è il punto di collasso. E quindi al collasso abbiamo questa resistenza qui di circa 36.000 decanewton. Qui ci sono tutte le varie verifiche. Ah, questo è l'architrave. Quindi sull'architrave, anche qui sull'architrave vengono fatte verifiche non sismiche. Quindi in questo caso vengono applicati anche i gamma M, cioè i coefficienti di riduzione della resistenza della muratura, che in campo non lineare sono sempre considerati unitari. Qui il calcolo non è più non lineare, è lineare perché è un calcolo verticale non sismico, e vengono poi fatte sia le verifiche allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio con le rispettive combinazioni di carico. Allora, vediamo. Poi, dunque, mi chiedo una domanda, la rispondiamo subito. L'esempio di realizzazione di un'apertura su un setto senza aperture, questo è il caso più semplice. Vediamo se c'è già. Allora possiamo fare anche questo, dovrebbe essere questo un caso di questo caso. No, questo è sempre. Lo facciamo nuovo. No.
In questo caso facciamo da zero, no, dobbiamo prima di tutto definire un tipo di carico, quindi per esempio facciamo un solaio. Ah, ecco, no, facciamo una cosa diversa. Dunque, su tutta questa cosa funziona il copia e incolla, cioè io posso andare, così vi faccio vedere, posso andare dove eravamo prima, sull'esempio seminario, per esempio, tipo di carico, seleziono i carichi e poi faccio copia. Poi, analisi copiate, vediamo, per funzionare, torniamo nell'altro, in prova seminario. E incollo. Quindi così posso quindi andare a prendere tra i vari lavori col copia e incolla tipi di carico, setti, anche tipo di materiali, ecco, quindi anche analisi dei carichi. E quindi li utilizzo, se li ho fatti in precedenza, li utilizzo. Qui potrei cambiare il nome, ma qui mi ha scritto copia, potrei andarlo a cambiare, lo lasciamo questo. E andiamo a mettere set attuali. In questo caso avrò un semplice setto con una lunghezza, mettiamo per esempio 400, spessore 50, altezza 300, questo facciamo inizio, seleziono materiale, facciamo tetrame disordinata per esempio. Qui comincio a mettere carichi, metterò, diciamo, c'è un po' di tetto, siamo 4 metri di tetto, poi aggiungo dei carichi, o magari c'è un solaio, e magari è un po' di muro. Qui c'è una formula, 3 metri di muro sopra, mettiamo che sia. E quindi qui ho finito 4 metri, vado nei set di progetto, inserisco un set, in questo caso mettiamo il primo set sia 1,50, mettiamo anche qui il materiale sia lo stesso. Qui il carico, potevo copiare e incollare anche i carichi, allora, non l'ho fatto, no, non ho terminato, allora mettiamo un altro carico, solaio, e muratura. Andiamo a mettere un'apertura, mettiamo un'apertura 1,10, facciamo un'ipotesi, altezza del davanzale 0, architrave mettiamo 40, 50, 80, no? 80 d'architrave, i carichi lasciamo quelli precedenti e poi io devo tornare, del tutto mi deve tornare 4 metri, adesso 1,50, 1,10 fa 2,60, quindi la parte rimanente è 1,40, quindi aggiungo un setto di 1,40. Adesso lascio confermato. Quindi a questo punto vado nella cerchiatura home, vediamo qui dentro nei dati della cerchiatura, devo dare una larghezza, mettiamo 80 cm, un'altezza potrebbe essere 2,20. Qui
il tipo di acciaio, lasciamo questo, il tipo del profilato, mettiamo un HA per esempio, con 4, con 2 per ogni lato, quindi fa 4 profili. Quindi in questo caso il programma ha già calcolato 4HA di 100A, l'architrave non è verificata perché non abbiamo ancora inserito i dati dell'architrave, quindi selezioniamo un tipo d'acciaio anche qui, gli diamo una lunghezza, mettiamo pure la stessa di 90 cm, in questo caso profili 2 perché sono due cerchiature. E qui dovremo andare a fare un'analisi dei carichi sull'architrave. Ci sarà il solaio, che c'è anche qua, e poi un po' di muro. Normalmente dovrebbe considerare una cosa triangolare, comunque qui metto un metro di muro sopra, per esempio. Quindi questo è già, l'architrave a questo punto è verificata e posso andare a vedere i risultati. Questo è il diagramma con le varie verifiche. Questo può essere poi esportato in PDF, no, questo no, in Office, e anche di XF in disegno. Ora però a questo punto andrei avanti a farvi vedere, diciamo, tutta la teoria che c'è dietro tutti questi calcoli che abbiamo fatto adesso, in modo da entrare un po' più in profondità. Quindi proseguiamo. Allora, questo l'abbiamo fatto. Quindi andiamo avanti. Allora, l'abbiamo già visto, abbiamo fatto l'analisi dei carichi su setti. Cos'è l'analisi dei carichi? Consiste in tutti i carichi che ci sono sulla cerchiatura e sull'apertura e sul muro e su setti, dal piano che noi andiamo a considerare fino al tetto, quindi tutti i carichi che ci sono sopra. La combinazione del calcolo è quella sismica, quindi G1 più G2 più Q per il psi sismico, il tipo di carico che si va a utilizzare. Ecco, il punto importante è che con le normative attuali, se un setto è completamente scarico, non sarà mai verificato. Questo perché? Perché siccome nelle normative attuali non viene considerata la resistenza a trazione, per quanto riguarda la flessione, e per quanto riguarda il taglio, viene considerato resistenza a taglio sulla parte compressa. Se il setto è scarico, avrà un carico verticale nullo, un'azione orizzontale che comunque esiste, quindi la risultante va fuori addirittura del setto e il setto non ha nessuna parte compressa nemmeno, quindi resistenza nulla. Questo fa sì che conviene sempre mettere, anche se l'orditura dei solai è parallela al setto, si considera sempre una piccola parte di carico sul setto. La cui larghezza è una striscia di carico sul setto, la cui larghezza dipende dal tipo di solaio. Quindi, se il solaio in legno si considera metà travicella normale, per i solai profilati metallici, metà in interasse, però per il solaio in laterizio si considera comunque l'interasse dai travetti, cioè comunque mezzo interasse ci va comunque, no? Perché ci va ben zapignata, cioè ci va a finire sul muro. Poi c'è comunque un effetto rasa, per cui una cinquantina di centimetri, una striscia di centimetri per ogni lato, normalmente si considera. Questo piccolo carico è quello che però consente al setto di essere verificato. Questo è più o meno come si va a considerare l'area di carichi sull'architrave, che si può semplificare, noi l'abbiamo semplificata con un rettangolo equivalente al triangolo, che comunque normalmente nelle cerchiature non c'è nessun problema sull'architrave, nel senso che l'architrave è sempre molto più grande di quello che è necessario a fini di carichi verticali. E la combinazione è quella che pare normale, cioè G1 per 1,3, G2 per 1,5 più Q per 1,5. Quella invece per la verifica dell'esercizio
E quella invece G1 più G2 più Psi2 per Q, e questo fa automaticamente il programma. Ecco, vediamo, la verifica a taglio viene fatta con questa formula. L' è la lunghezza compressa, qui lo spessore, figuri, è diciamo, la caratteristica, la tensione ammissibile, diciamo così, per il materiale, che per quanto riguarda il calcolo non lineare, normalmente si utilizza, come in questo caso, si utilizza questa formula qui in grassetto, che dipende, come vedete, da sigma n, cioè dipende dalla pressione superiore, quindi dal carico che c'è sopra. Se L' è 0, Vt è 0. Cioè, se non c'è parte compressa, la resistenza, la verifica a taglio, è la forza, la resistenza a taglio è 0. Quindi, poi la circolare del 2009 dà anche un'altra formula che si utilizza per murature disordinate, cioè murature in pietra per esempio di fiume o comunque non organizzata. Quindi in questo caso si utilizza una formula diversa. Un setto qui si considera collassato quando il suo spostamentimo arriva allo 0,4% dell'altezza del piano. Quindi a quel punto lì il setto si considera giunto al suo limite ultimo. Noi dobbiamo andare a determinare qual è il taglio ultimo del setto per da verificare l'altezza del setto. Il taglio ultimo del setto, secondo la normativa, è questo, che dove, per il calcolo non lineare. Se la sezione interamente reagente è tutta la lunghezza del setto per lo spessore, per questa formulina qua. Altrimenti il TU è uguale a L' per T, per questa formulina. Però L' a sua volta, che è la lunghezza, la lunghezza diciamo compressa, dipende da TU, perché se io ho un taglio, ecco, lo vediamo qua, se io ho un taglio sul setto, questo taglio genera un momento che è, per esempio, nel caso del doppio incastro, è Q per H diviso 2. Questo momento genera un'eccentricità che è m su n, quindi L' è 3 volte un mezzo meno l'eccentricità. Quindi l'eccentricità è dovuta a questo. Quindi facendo questo è un sistema di equazioni, di due equazioni in due incognite, che sono Q e L', che dà un risultato che è questo. Quindi questo qui è la forza ultima del setto. E anche qui vedete che sia sopra che sotto ho n, che è lo sforzo assiale sul setto. Quindi nel caso in cui n sia 0, TU è 0. E quindi è importante che sul setto ci sia un minimo di carico. Per la classe flessione del piano, la formula che viene utilizzata è questa, dove anche qui L' è lunghezza compressa del setto, e quindi anche qui se L' è 0, quindi se la forza assiale è 0, il momento ultimo è 0, la resistenza a momento del setto è 0, FD è FK, cioè la resistenza diviso gamma M è il coefficiente di riduzione delle caratteristiche del materiale, che però in campo non lineare è 1. Quindi presente nelle cerchiature che abbiamo visto prima, viene considerato 1 per le murature perché il calcolo è non lineare. Queste sono cose che abbiamo più o meno detto. In questo caso, per il momento, diciamo, lo spostamento ultimo, cioè quello che porta al collasso il setto, è lo 0,6% dell'altezza del piano, quindi un po' di più rispetto al taglio. Vediamo un po' invece la cerchiatura. Qui la cerchiatura, nell'esempio che abbiamo visto, alla cerchiatura potevamo dare 3 tipi di configurazione: incastro, incastro, incastro cerniera e incastro semincastro, che sono queste 3 figure. A questi 3 tipi di configurazione corrispondono 3 diverse formule per la rigidezza,
e anche tre diverse formule per la forza ultima. La forza ultima, con questo si intende la forza del telaio, che dipende dal momento ultimo sul pietrito. Quindi, una volta dalle caratteristiche del pietrito, si determina il momento ultimo, cioè quello che porta a rottura del filo d'acciaio, e in base a questo abbiamo la forza ultima alla quale può resistere il telaio. Quindi questo è il momento ultimo che deriva essenzialmente dal W del telaio. E quindi deve essere naturalmente che Fd è maggiore di F ultimo. Fd è, diciamo, la forza reattiva della cerchiatura, deve essere maggiore della forza ultima. Perché se invece la se è normalmente così, perché normalmente ci troviamo sempre in campo elastico. Se non è così, allora bisogna prendere naturalmente come forza massima la forza ultima, insomma, non quella che deriva dal K della rigidezza. Questo è il grafico che abbiamo visto prima, già nell'esempio che abbiamo fatto. Questi sono i grafici dei sette murari. Poi a un certo punto avremo il grafico dell'acciaio, che in campo elastico, normalmente sempre in campo elastico, nel campo di deformazione del collasso del primo setto, cioè in questo campo qui, in campo elastico, e quindi il limite elastico di tutto il sistema è questo, cioè quello in cui il primo setto raggiunge il suo limite elastico. La capacità del pannello è quello che è esattamente che genera il collasso di uno dei setti, cioè che il primo setto che si collassa, che in questo caso è uno di questi tre, sono molto vicini perché c'è poca differenza tra i vari setti, e il senso totale è la somma. Questo è spostamento ultimo relativo al primo setto che collassa, e questo è il limite ultimo, la resistenza ultima di tutto il sistema, che deve essere naturalmente nella situazione di progetto migliore che nella situazione attuale. Vediamo un altro esempio per quanto riguarda invece la cerchiatura in CA, che è simile alla cerchiatura in acciaio, con una differenza principale. Adesso la vediamo un attimo. Torniamo indietro. Allora, tutta questa parte qui è esattamente uguale, no? Il modo di definire i setti è esattamente uguale, i setti attuali, i setti di progetto, è la stessa cosa. Poi, per quanto riguarda la cerchiatura, qui si definiscono, abbiamo delle colonne, quindi naturalmente qui daremo le caratteristiche dell'acciaio di calcestruzzo, e anche allora, questa è la base di sezione colonna, cioè la base della sezione della colonna vista, diciamo, nel sistema di riferimento del muro. Normalmente è lo spessore del muro, perché andiamo a fare un pilastro che è alla stessa larghezza, alla stessa base del muro. Il modulo di progetto che vedete qua è il modulo di calcolo, cioè una parte del pilastro, diciamo così, è data, che è 45 centimetri in questo caso. L'altra parte, mettendo questo qui 5, viene calcolata in multipli di 5, cioè 5, 10, 15, 20, 25, 30. Se mettiamo invece 1, allora viene calcolata al centimetro, quindi dipende un attimo da qui era 5 per avere dei multipli di 5. Però ecco, una volta fermato, il programma calcola le dimensioni del pilastro, quelle più vicine, per stare all'interno della variazione di rigidezza consentita, che in questo caso è del 10,20%. Se per esempio avessi messo qua un centimetro, facciamolo, fa un calcolo di 45,32, perché lo fa al centimetro, prima è dovuto farlo 35, con 32 siamo sempre dentro, è verificato,
con una piccola riduzione di rigidezza, meno 4, meno 5%, che però è all'interno del range consentito di rigidezza. Poi il resto è tutto molto simile, con una differenza, che è questa. Allora, questa è la parte del calzestruzzo. Allora, questi sono i setti, che sono uguali a prima per l'acciaio. Però, mentre per l'acciaio avevamo una parte blu che era una retta, in pratica, nel calcestruzzo non è così, perché anche il calcestruzzo ha un compattamento anche nel campo di applicazione della muratura, nel campo di deformazione prima che la muratura giunga al collasso, ha un comportamento elastoplastico. Quindi essenzialmente è una parabola che in questo caso viene semplificata con una bilatera tangente all'inizio e alla parte orizzontale della parabola. Quindi poi qui abbiamo il grafico del dominio di rottura della sezione del calcestruzzo e quindi poi tutta la verifica con il ferro teso, il ferro compresso. Qui in questo caso nel calcestruzzo viene fatta anche la verifica alla fessurazione, la verifica alla flessione di esercizio, la verifica alla deformabilità con il rapporto di snellezza. Diciamo tutte le verifiche relative alla normativa per sezioni e elementi del calcestruzzo. Ecco. Diciamo che questa è la parte diversa tra la cerchiatura in acciaio e la cerchiatura in calcestruzzo. Adesso, quindi, torniamo un attimo alla parte di presentazione e andiamo più nel dettaglio. Allora, questo è il grafico appunto che vedevamo prima del dominio di rottura, quindi ogni sezione avrà un suo dominio di rottura. Il momento ultimo è quello corrispondente al punto in cui lo sforziale incontra il limite di rottura. E quindi lì avremo a questo punto, relativamente a questo momento ultimo, avremo una forza ultima che è quella che deriva dal momento ultimo, e poi la rigidezza che deriva poi dalla sezione calcestruzzo. Questo praticamente, ecco, il discorso che dicevamo prima, questo è il comportamento elastoplastico dei montanti, che non è più lineare, ma appunto è una parabola che qui viene schematizzata con una bilatera. Quindi questi sono gli diagrammi che avevamo prima, con i setti murari. Ecco, la parte cerchiatura che invece è una spezzata. Questo in questo caso è il punto limite elastico, e poi questa è la parte plastica. E alla fine avremo il totale, che avrà questo è tornato indietro. Purtroppo veloci siamo andati. Eccolo qua, vediamo. Ecco, e questo è totale. Adesso vorrei parlare di alcuni casi pratici. Ecco, per esempio, se ho una muratura con uno spessore variabile, allora se le due murature sono ben tra loro, diciamo, concatenate, quindi non sono separate, è errato considerare i set separati, perché separati dà luogo a una rigidezza inferiore a quella effettiva. Quindi in questo caso è più corretto considerare un setto unico di area equivalente, perché dà una rigidezza più vicina a quella reale, che non i due setti separati. Un altro caso simile è quello fatto non solo con lo spessore variabile, ma anche con materiali variabili, quindi con caratteristiche diverse. Per esempio, potrebbe essere il caso in cui io vado a chiudere un'apertura con una muratura nuova su una muratura invece che è vecchia. Quindi, se diciamo le due parti sono ben ammorzate tra di loro e quindi si impediscono movimenti, scorrimenti tra queste due parti, è anche qui errato considerare i setti separati,
perché dà luogo a una rigidezza inferiore a quella effettiva. Ora ricordiamo che qui, allora, noi diciamo in campo strutturale, ingegneristico in generale, non riusciamo mai a fare le cose precise. Fra varie soluzioni non dobbiamo scegliere la soluzione esatta, perché non c'è. Dobbiamo scegliere la soluzione che dà l'errore minore, e normalmente che dà un errore che se eventualmente minore è anche che è dalla parte della sicurezza. In questo caso, quando andiamo a fare le cerchiature, dove lo scopo non è di fare la cerchiatura più grossa possibile, ma di fare una variazione più piccola possibile, sovrastimare o sottostimare la rigidezza è comunque un errore. Anche sovrastimarla, anche se questo mi porta a una cerchiatura maggiore, perché potrebbe essere in questo caso una cerchiatura, un sistema che diventa così rigido da andare a modificare il comportamento dell'intero edificio che io non vado a verificare con l'intervento locale, e quindi potrebbe creare degli imprevisti. Quindi in questo caso, anche qui, un'approssimazione migliore è considerare un setto unico di area equivalente, e però per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, viene fatta una media pesata in base alle relative aree effettive. Quindi aree non è come spessore, ma poi ecco, qui ci sono delle formuline che vedete che in base alla lunghezza e agli spessori delle parti fa una media pesata dei valori di resistenza, quindi FVK e G e superficie. Allora, al posto della scrittura possiamo fare delle altre cose, sì, ci sono delle altre possibilità. E possibilità, una delle cose è, per esempio, raddoppiare la muratura oppure fare delle placcature. Le placcature sono interessanti anche quando si fanno le cerchiature, per due ragioni. Una perché permettono di fare cerchiature più piccole, e l'altra perché, saltando le reti alla cerchiatura in acciaio, per esempio, permettono di avere un miglior collegamento tra cerchiatura e murature, che altrimenti, insomma, è un pochino, non si sa bene come funziona realmente in caso di terremoto. Addirittura, se la cerchiatura si muove rispetto alla muratura, potrebbe creare dei danni nella muratura stessa, con dei fenomeni di martellamento. Allora, la normativa prevede i coefficienti di miglioramento che sono tabellati. Adesso, ecco, questa è la tabella dei coefficienti di miglioramento. Se guardiamo l'intonaco armato, per esempio, ci sono i coefficienti che migliorano nel caso di intonaco armato in funzione della muratura, del tipo di muratura, variano da 2,5 a 1,2. La tabella delle norme propone una serie di coefficienti correttivi per l'intonaco armato. Ora, per esempio, e dice anche che, per esempio, per murature maggiori di 70 centimetri dovrebbero essere ridotti. Ecco, secondo me, però, nel caso ci dovrebbe essere anche il contrario, cioè per valori murature di piccolo spessore, come esempio muratura a una testa, allora questi valori andrebbero aumentati, perché l'effetto di un doppio intonaco armato su una muratura sottile è chiaramente di lunga maggiore che su una muratura di 60 centimetri, e quindi andrebbe un po' rifatta questa cosa. Poi ci sono anche degli studi che permettono di calcolarlo in un certo modo. Ora, qui viene una domanda: come posso considerare un pannello murario formato da due strati? È sempre uguale, cioè è come due, si può considerare appunto facendo una media pesata, quindi una media pesata di valori, come abbiamo visto prima, una media pesata in funzione dei relativi spessori, quindi non la media e basta, ma ogni valore moltiplicato per la sua area, e quindi dividendo per la somma delle aree, quindi una media pesata, dove chiaramente i valori maggiori hanno più influenza di quelli minori. Questo se è per tutta l'altezza. Se fosse non per tutta l'altezza, potrebbe
potrebbe essere una media pesata per volume invece che per area. Andiamo avanti. Allora, e questo vediamo l'analisi di una placcatura, prima e dopo. Allora, se andiamo a vedere, facciamo un calcolo proprio elastico, anzi il campo non lineare, tra le due situazioni, abbiamo delle caratteristiche di una muratura, considerando le caratteristiche della malta e le caratteristiche della muratura, vedete che sono di gran lunga maggiori. Questo è il calcestruzzo, questa è la muratura, facendo la tabella propone un coefficiente di miglioramento 2,5, però se andiamo a fare un calcolo, vediamo che secondo lo spessore che andiamo a utilizzare, l'effettivo miglioramento varia tra 7,18 e 3,65. Quindi, siccome in alcuni casi abbiamo sentito alcuni utenti che ci chiedevano se, per esempio, è necessario per esempio nel calcolo delle caratteristiche di una muratura armata, considerare o no lo spessore dell'intonaco, quindi un aumento di spessore, la risposta è sì, va considerato, perché il non considerarlo porterebbe a una riduzione enorme della rigidezza rispetto a quella effettiva. Già considerando anche lo spessore maggiore, che vedete quello con 53, cioè questo è il caso dove non considero la malta in più, considero solo lo spessore originario, e questo è il caso in cui considero anche lo spessore maggiore come resistente, comunque ho sempre un aumento di resistenza di 3,65, quindi anche considerando 2,5, che è il massimo che consente le tabelle, è sempre minore di questo, e quindi va considerato. Quando considero l'intonaco armato, considero sempre il setto maggiorato dello spessore dell'intonaco, escluso il primo. Ecco. Ora, qui c'è qualcuno che chiede un break di 5 minuti, però in realtà stiamo terminando. Tra l'altro vi dico che il filmato di tutto questo lo posteremo sull'area video di Interstudio e manderemo a tutti un messaggio con il link per visualizzarlo, tutti quelli che si sono iscritti, e quindi anche se qualcuno non ha potuto seguire o dall'inizio alla fine il seminario, potrà comunque rivederlo. Qui ci sono alcuni esempi. Ecco, questo per esempio è un caso in cui dicevo prima, dove nella parte inferiore non c'è stato messo un HEA 100, ma un UPE che è alto la metà. Questo perché in questo modo è possibile metterlo nello spessore del pavimento. In questo caso non abbiamo un incastro, potremmo considerare un semi-incastro, per esempio, nella parte sottostante. Questo è un caso invece con rete elettrosaldata, quindi intonaco armato, e collegato poi quindi ai profili in acciaio, che ha consentito quindi di fare dei profili più piccoli e avere un miglior collegamento tra muratura e profili. Questo è un altro esempio dove le due cerchiature sono sfalsate. Questo è un esempio in calcestruzzo, naturalmente. Questi sono alcuni altri esempi, insomma, però più o meno. Normalmente per le saldature, alcuni mi chiedono delle saldature per il calcolo della saldatura, però qui sono saldature d'angolo, quindi vanno calcolate in questo caso. Però se si fanno saldature a completa penetrazione e quindi c'è una continuità del materiale, praticamente non è necessario fare una verifica delle saldature, cioè la sezione della saldatura è esattamente uguale alla sezione del profilo. Poi ci può essere anche il caso Aspetta, in ora cui finiamo. non è necessaria la cerchiatura, non sempre necessaria. Per esempio, questo è un caso di una parete dove c'erano due aperture, le due aperture vengano chiuse, ne viene fatta un'altra,
Se in tutto siamo all'interno della variazione di vivezza di più o meno 15, non è necessaria l'accerchiatura e quindi il programma, poi anche il programma di accerchiature, dice che non è necessario. Potrebbe succedere che, per esempio, in un caso come questo, dove chiudo due aperture e ne apro una, il risultato dia una rigidezza maggiore del 15%. In questo caso non va bene. Allora a quel punto sono costretto a chiudere, per esempio, una delle aperture invece che una muratura portante, per esempio con un tamponamento, in modo da non considerarla, a fini strutturali. Queste sono alcune foto. Questo è un esempio di cui dicevo prima, con un collegamento nel pavimento. In questo caso, per esempio, dobbiamo considerare una cerniera, perché non si può considerare un incastro. Ecco. Quindi nella parte sottostante, questo qui è fatto cerniera sotto e incastro sopra. Ecco, diciamo, l'intervento qui sarebbe terminato. Vediamo se ci sono delle domande. O degli approfondimenti richiesti da parte vostra, in modo da approfondire alcuni altri aspetti. Tutta questa parte, appunto, dicevo prima, è registrata. Alla fine metteremo un elemento un filmato visibile a tutti. E lo pubblicheremo su InterStudio Video. Qui c'è una domanda, vediamo se ci sono alcune domande. Allora, deformazione di finestra in porta. Qui c'è un po' c'è un discorso che varia un po' secondo le regioni, secondo tecnici. Quindi, la trasformazione di finestra in porta non è richiesta, per esempio, almeno in Toscana, normalmente con la trasformazione di finestra in porta non viene richiesta l'accerchiatura e quindi non viene richiesto niente praticamente. Ora, in particolar modo, naturalmente, se la finestra, come succede spesso, ha una situazione di questo genere, faccio vedere, a volte la finestra, vediamo un colore diverso. A volte la finestra è fatta così, la parte sotto è veramente molto piccola, quindi è chiaro che in questo caso andare a togliere questa parte qui non comporta niente. In altri casi dove invece la muratura è completa, magari c'è una variazione. Diciamo, normalmente non è considerata. Volendo farlo, non lo fa il TC di in questo caso, e avrei una situazione di questo genere. Questa è la parte superiore, questa è la parte, do un accenno di come sarebbe il calcolo, e questa è la parte inferiore. Queste tre parti hanno delle rigidezze. Supponiamo che questa è R1. La somma di queste due è R2. E questa è R3. La rigidezza, queste sono rigidezze in parallelo, mentre le rigidezze in serie si sommano, come questa con questa, quelle in parallelo si sommano gli inversi. Quindi 1 su R totale è uguale a 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3. A questo punto, una volta conosciuta la rigidezza, ecco, diciamo, non si può fare, si potrebbe fare per esempio col foglio elettronico, potrei modificarlo e inserire rigidezza. Sapete che sul nostro sito ci sono dei fogli elettronici che utilizzano le stesse formule, che utilizzano le stesse formule
dei programmi sono un po' più complicati nell'utilizzo perché per ogni modifica devo aggiungere linee, togliere linee, anche l'analisi dei carichi è un po' più complicata, è più facile sbagliare perché se cancello e tolgo per fare più setti, per esempio, posso cancellare le parti che non dovrei cancellare. Però, diciamo, in quel caso lì potrei andare a inserire anche un pannello con queste caratteristiche, mettendo la rigidezza. Cioè, calcolando la rigidezza come l'inverso di rigidezza uguale alla somma dell'inverso di rigidezza delle varie parti. A questo punto la finestra sarebbe questa, una volta invece che ho la porta, che è la parte sotto, la rigidezza mi diminuisce perché ho R1 più R2 che diventa questo più questo, insomma, questo è un pochino. Quindi diciamo, credo di aver risposto alla domanda su fuochi elettronici, quelli scaricabili. Sono un po' più difficilmente utilizzabili proprio perché essendo un foglio elettronico, cioè mentre là è molto, posso fare copia e incolla, posso modificare, aggiungere situazioni di carichi, lì bisogna aggiungere più carichi, per esempio, devo inserire delle righe, devo controllare che le formule siano ancora valide e così via. L'acciaio, ecco, l'acciaio qui abbiamo utilizzato, normalmente l'acciaio nelle cerchiature è grandemente sottoutilizzato, cioè perché il punto non era la resistenza dell'acciaio, ma era la deformabilità. Noi andiamo a fare un calcolo sulla deformabilità, come spesso succede nei calcoli degli acciai usati nelle murature, per esempio anche per i solai. Per i solai io non vado a fare un calcolo e a mettere un profilo che non mi si rompa, metto un profilo che abbia una freccia piccola. Per cui la resistenza, la classe dell'acciaio è abbastanza secondaria, quindi si può mettere, non è utile andare a mettere l'acciaio di grande resistenza perché sarebbe in qualche maniera sarebbe sprecata. Ecco. In questo punto vedo non, se non ci sono altre domande. A questo punto, ecco, diciamo che vi saluto. Faremo prossimamente altri webinar su questi argomenti, sulle murature, vedremo anche ora fra poco in corrispondenza dell'uscita, no, della nuova normativa, che no, da questo punto di vista non dovrebbero cambiare un granché, insomma, dovrebbero essere piccole cose, cambiamenti. Metteremo il filmato che abbiamo detto, vi manderemo un'email con il filmato e saluto tutti, buonasera, grazie dell'attenzione e buonasera.